l'ha scoperta. Varese Doc, già da quando era ragazzo studiava non solo i classici, ma i filosofi Nice, no? Ha fatto la tesina, è vero, difficilissimo, tra l'altro tutto un percorso, mi ha spiegato sul cubismo, avevano già scattato, però poi ti sei solidificato con gli studi romanistici. Chi fa il romano ha sempre una grande quadratura mentale. Sei stato allievo di una persona che purtroppo proprio ieri è scomparso, Piero Cardanobile, l'avvocato Piero Cardanobile. L'ho conosciuto, lo vedevo e l'ho mangio al tuo maestro, sì, purtroppo ieri è scomparso. Non abbiamo l'abitudine di leggere la gazzetta ogni giorno, si è saputo stamattina, sì. Aveva molti amici tra gli avvocati e tra i magistrati. Molto benvenuto. Allora, poi sei diventato allievo con Pierluigi Balducci da 4 anni e hai un sogno nel cassetto che è un bel libro fotografico. Ci divide il fatto che tu sei un camionista e io sono un turista. So che tuo papà ti ha dato la sua vecchia ricca e poi la cosa che quando sono arrivato a Bari, io l'avevo detto una cosa, sono arrivato a Bari. Hai fascicoli del sismo. Nel mio studio c'era il capocento che si deve migliorare dei sistemi. E quindi ho imparato le tecniche, beh, insomma, ora me le ha raccontate lì queste belle cose in un piccolo colloquio. E volevo dire che lui la giustizia l'ha sposata, la giustizia, perché la sua signora è la dottoressa Giovanna Piccoli, che lavora in una terra difficile in Calabria, a Crotone, e aspetta un bambino che arriverà a giugno, ma soprattutto perché non si vive di solo più. L'avvocato Filippo Giorgio è un grande sassofonista, ha una band, e stasera per rispetto al suo maestro non l'ha portato, ma era suo intendimento, mentre si prendeva un aperitivo, di allietarci con la sua musica. Sicuramente un'altra volta lo farà. Anche le pietre lo conoscono, siamo amici. E lui è poliedrico, lui ama la vita ed è soprattutto generoso. Io non posso parlare di te nel diritto, perché mi capirebbe tutte quelle quattro cause che abbiamo avuto tempo tra di te, e quindi su questo sono. Nasce da studi di diritto commerciale e fece una tesi molto difficile con Sabino Fortunato, mi ha raccontato tutto sulla concorrenza sleale. La pratica l'hai fatta nello studio di Don Pasquale, tuo padre, grande scuola di famiglia, e poi hai avuto vicino Gioacchino Pandera, lo hai tutto. Però l'altro tuo referente, se lo sanno tutti, è l'ottimo Enrico Foglietti. Ma il fatto che nessuno conosce è che tu sei iscritto ad un albo nazionale, perché è il fatto tutto che professionista di relazioni pubbliche ha fatto un corso di 4 anni, ecco perché è sempre così effervescente.